Si è svolto oggi a Piazza Armerina un incontro dibattito al quale ha preso parte l'assessore regionale ai beni culturali Maria Rita Sgarlata. Si è parlato del biglietto unico alla Villa Romana del Casale. Al termine dell'incontro abbiamo posto alcune domande all'assessore. È un dibattito molto acceso, si è parlato di biglietto unico e molti non sono d'accordo con questo biglietto. Ce lo illustra brevemente cosa vuol dire il biglietto unico? Il biglietto unico significa cercare di fare una strategia di marketing territoriale, perché se no continuiamo a fare retorica sui beni culturali, continuiamo a dire che quando andiamo all'estero troviamo delle realtà diciamo, organizzate in modo sicuramente più, un po' diverso diciamo, da quanto siamo noi, che ci concepiamo un po' a compartimenti stagni, però chiediamo anche la card delle città, chiediamo anche la card siciliana per i beni culturali, beni naturalmente del comune, beni regionali. Ecco, questo era in un territorio strategico dal punto di vista diciamo, culturale al centro della Sicilia, che ha avuto in questi anni degli investimenti importanti, era proprio una scelta motivata da questo, cioè cominciare a fare con le tappe progressive un percorso che dal biglietto unico integrato ci porterà a una card regionale. Benissimo. Lei sa che da 10 anni a Piazza Armerina si è lavorato per valorizzare il centro storico. Il biglietto unico taglia fuori il centro storico di Piazza Armerina. Io non sono completamente d'accordo, perché noi, e questo fa parte anche delle nostre lamentele quotidiane, no? Le abbiamo sentite nelle diverse, cioè, ci lamentiamo spesso del mordi e fuggi, no? Cioè del fatto che i tour operator arrivano con i loro pullman, portano la gente che sta un giorno solo e va via. Io credo che a Idone, considerando che non ha la ricettività di una Piazza Armerina, non possa che in realtà che questo biglietto unico non possa che incentivare invece la permanenza a Piazza Armerina, la permanenza nel centro storico, sicuramente. Cioè, questo è... Il problema è che ci sono diverse forme di turismo, il turismo di massa portato avanti dai tour operator, ma poi c'è quel turismo culturale che invece verrebbe dirottato su Aidone e quindi il turista arriva, va a pranzare, va dove può, ovviamente noi perdiamo dei posti di No, lavoro qui. allora, dunque, intanto io credo che bisogna naturalmente per fare questa valutazione considerare un tempo sicuramente più ampio di quello che possiamo adesso considerare, perché il biglietto doveva partire a luglio e poi per una serie di questioni legate anche appunto a queste sollecitazioni dei tour operator il biglietto è partito a fine ottobre, quindi diciamo che mi sembra anche prematuro fare delle considerazioni di questo tipo. È importante invece approfittare prima della prossima stagione, quella insomma dell'aumento dei flussi turistici, concertare, vedersi in assessorato, fare un tavolo tecnico, capire anche le ragioni di chi vuole questo biglietto unico, perché Ecco appunto chi vuole, perché lei ha detto nel suo intervento che fu il sindaco Carmelo Nigrelli a chiederle il biglietto unico, però noi abbiamo una lettera che è anche protocollata nel suo assessorato, dove invece il sindaco Nigrelli dice che non è d'accordo su questo biglietto unico. No, il sindaco Nigrelli aveva solo avanzato delle perplessità sulla quota parte che poi spettava ovviamente al comune di Piazza Armerina, perché è chiaro che se noi consideriamo, e questo è stato l'accordo, che il biglietto di Piazza Armerina comunque vale sempre 10 euro e 2 euro e 2 euro Aidone e Morgantina, quindi come vedete sono penalizzate rispetto a... è chiaro che il comune percepirà il 30% sempre sui 10 euro, quindi la questione col sindaco Nigrelli si era posta in questi termini, diciamo, non si era posta... Resterà così com'è o verrà cambiato? Guardi, l'obiettivo, lo dicevo già prima, è quello di arrivare a un'autonomia gestionale, cioè di arrivare alla perimetrazione dei parchi, di arrivare insomma, a soluzioni molto simili a quelli della Valle dei Templi. Questo darà la possibilità naturalmente di non far rientrare nel calderone delle finanze regionali quel 70% che invece entra nelle finanze regionali, ma di poterlo naturalmente reinvestire sul Ne territorio. riparleremo a Palermo allora. Benissimo, vi aspetto lì. Siamo in compagnia del sindaco di Piazza Armerina, Filippo Miroddi. Filippo, abbiamo lavorato per 10 anni al centro storico di Piazza Armerina per valorizzarlo, per pubblicizzarlo, per fare delle importanti operazioni di marketing. Alla fine col biglietto unico un po' ce lo tagliano fuori. No, io devo dire, oggi ho parlato con l'assessore, con i dirigenti del Dipartimento, appunto, i beni culturali e sono stato sinceramente più tranquillo, oggi esco più tranquillo da questa situazione, da questa vicenda, perché le rassicurazioni ricevute proprio dall'assessore Maria Rita Sgarlata, in tal senso mi hanno consentito di dare e fare a voi questa affermazione, ossia il biglietto
unico integrato, consente l'utilizzo di due siti, Piazza Armerina, Villa Romana, Aidone, Morgantina, Museo, ma attenzione, anche centro storico di Piazza Armerina, perché ricordatevi che il biglietto unico integrato dura 3 giorni, quindi noi, avendo ricevuto questa sorta di promessa dall'assessore e anche dalla dottoressa Oliva, io ho fatto oggi nell'intervento questa affermazione: apriamo Palazzo Trigona. Il museo verrà dopo, ma apriamo il Palazzo Trigona, che è importantissimo, è spettacolare già da solo. Poi il museo, con i marmi che noi potremo inserire e con tutto quello che verrà fuori dai finanziamenti che dobbiamo chiedere, arriverà successivamente. Intanto apriamo Palazzo Trigona e tutto il centro storico di Piazza Armerina, visto che abbiamo 3 giorni della durata del biglietto unico, potremo farlo fruire al turista. Ascoltiamo adesso gli interventi dell'onorevole Luisa Lantieri e di Riccardo Calamaio di Legambiente. Parlando con l'assessore avevo visto di buon occhio il biglietto unico, ti ricordi quando tu l'hai presentato. Ad Enne anche il sindaco era d'accordo, tutti erano d'accordo e io, non essendo un addetto ai lavori, ho riflettuto e ho detto: bene, dico assessore, questa è una cosa molto bella per il nostro territorio, perché cercava appunto di rilanciare i doni, di collegarlo a Piazza Armerina, e per me era un discorso fattibile. Subito dopo, quando è stato fatto il decreto, io poi non ho partecipato ai lavori perché non faccio parte della maggioranza ma della minoranza, è arrivata la notizia del decreto del biglietto unico. Parlando con i tour operator, con i commercianti, con gli addetti ai lavori, perché io non sono un addetto ai lavori, giustamente mi hanno fatto notare che stavano nascendo dei problemi, perché dei tour operator avevano bloccato le visite, i turisti molti non si sentivano di comprare il biglietto unico, perché il problema non è il problema che sia anche obbligatorio ad Aidone, perché il problema nasce di più per Piazza Armerina, perché come dicono le statistiche, la Villa Romana ha tantissimi visitatori più, ma no, non è un discorso campanilistico contro Aidone, vieta assolutissimamente, anzi dobbiamo fare di tutto, perché io dico dobbiamo guardare al nostro territorio, siccome Aidone fa parte, tutta la Sicilia è il nostro territorio, noi dobbiamo propagandare la Sicilia, però ognuno il nostro territorio. Noi abbiamo la villa, dobbiamo parlare della nostra villa, di Morgantina, eccetera. Quando il tour operator mi hanno fatto notare che il biglietto unico non andava perché è stato calato all'improvviso, i tour operator già avevano organizzato i viaggi, i tour operator già avevano venduto il biglietto, di conseguenza avevano delle grosse difficoltà a far pagare una differenza economica, giustamente mi sono resa conto che per adesso da obbligatorio bisognava renderlo facoltativo, di organizzare, far capire ai tour operator che il biglietto si poteva programmare diversamente con un'organizzazione più serena, più tranquilla. Io non dico che il biglietto unico deve essere tolto, assolutissimamente, in un primo periodo, perché nel decreto dice che a livello sperimentale, allora in un primo periodo lo mettiamo facoltativo il biglietto, il tempo che il tour operator, i commercianti, tutti si riorganizzano e poi si rende obbligatorio. Però un periodo, essendo un biglietto sperimentale, lo possiamo rendere tranquillamente facoltativo, perché in questo momento ci sono dei disagi, almeno da quello che dicono chi lavora nel settore, perché ripeto, io assessore non lavoro nel settore, infatti ti ho fatto anche l'interrogazione che ho fatto all'assessore, te ne ho parlato prima, ho detto ti farò un'interrogazione, ti chiederò questo, ti chiederò l'altro, tutto quello che noi abbiamo fatto è stato concordato, non ho giocato né a rilancio né a un gioco sporco contro l'assessore, perché non mi permetterei mai, perché ripeto, ci vediamo, parliamo, ne ho parlato con te con molta tranquillità e tu lo sai, ho detto, la situazione non va. Come ci siamo lamentati noi per il biglietto unico, si sono lamentate anche le altre province, tu sai, Trapani, Siracusa, che hanno fatto un attacco non indifferente a livello di commissione, a livello di... Ma noi abbiamo detto, dico, senti assessore, le cose si decidono tranquillamente, il territorio, chi ci lavora ti chiede questo, devi cercare di dare una mano. Abbiamo deciso così, io penso che sei venuta anche per dare questo tipo di spiegazione, perché la gente si aspetta questo. Grazie. Oggi invece sono più preoccupato di prima. Voglio fare la voce fuori dal coro, probabilmente, ma è una voce fuori dal coro che nasce e parte da un'esperienza pregressa. A livello sia personale che a livello politico, che a livello associativo, che a livello di parte di società civile, e mi riferisco a ciò che è stato l'impegno della società civile in questo territorio,
mi riferisco non solo all'associazione che ho rappresentato per tanti anni, che si chiama Lega Ambiente, ma a tutto ciò che è stato il tessuto sociale di questo territorio, fortemente, 12 anni fa, iniziò una battaglia per questo territorio, cioè quello per la Villa Romana Casale e dopo 2 anni circa quello per il Palazzo Trigona. Ebbene, questa spinta forte che è stata data dal territorio, dall'associazionismo soprattutto, che la politica ha saputo leggere e interpretare negli anni successivi, ha dato la possibilità, giustamente come diceva poco fa il direttore, 30 milioni di euro di finanziamenti per mettere in sicurezza questo edificio, per mettere in sicurezza la Villa Romana Casale e per realizzare una serie di infrastrutture. Allora la domanda che io mi pongo e che pongo a lei, assessore, che pongo alla politica regionale soprattutto, che ha in mano lo sviluppo del territorio e dei beni culturali attraverso lo sviluppo anche del territorio. Perché noi interpretiamo il patrimonio culturale della città e del territorio come sviluppo in esso, come parte integrante. La domanda che mi pongo è questa: a fronte di 30 milioni di euro, qual è stato lo sviluppo del territorio? Nessuno. Perché paradossalmente, se noi vogliamo andare a sciogliere quali sono stati i dati di affluenza alla Villa Romana del Casale, ad esempio, prima dell'intervento necessario per metterne in sicurezza, ovviamente, prima di sostituire la copertura, si registrarono numeri altissimi. Oggi ancora non registriamo perché c'è stato un problema di comunicazione, ovviamente legato a quelli che erano gli interventi, arriveremo nuovamente agli stessi numeri. Dove è stato allora, a fronte dei 30 milioni di euro spesi, lo sviluppo del territorio?